Autogol, autogol, autogol. Ricordatemi di Insigne, è passato sotto. Dove devo raccontare di Insigne? È passato sotto. Dai. Lorenzo Insigne tira, Acerbi devia, palla sotto le gambe di Abbiati, 2-0 per il Milan. Credo sia il trentesimo del primo tempo. Il primo gol in campionato al San Paolo per Insigne, che aveva già segnato a Genova e aveva già segnato però in Coppa. Sì, terzo campionato, sì, l'ha detto. Sì, ma il primo a San Paolo in Serie A, capito? No, guardate, scusa, vabbè, pazienza. Vabbè, Abbiati, ragazzi, ma ragazzi, Abbiati stasera roba da manicomio. Guardate che gol che prende. Ma sì, però ma scusa, ma lì non lo prende con le mani. E come fai? Se segui la traiettoria del tiro guardando la partita, andava dalla parte giusta Abbiati. Poi c'è stata la deviazione di Acerbi e ha dovuto ritornare indietro. Poi Napoli a due punti dalla Juve. Era scomposto. Anche il Napoli. Anche il Napoli, vedi? Quando... giocare bene, ma fai 0-0 in casa con la Lazio e hai anche il Napoli 2 punti. Ricordiamoci, anche col Palermo si perdeva. Napoli non è possibile che sia 3 punti, scusami. C'è l'Inter davanti. 3 punti. Ho detto 2, scusa, ho sbagliato. Che però con lo scontro diretto a sfavore, perché abbiamo già giocato. Comunque ti volevo dire, visto che stavi concludendo tu, Angelo, cioè... quando si vengono a creare delle situazioni che hanno rimbalzato anche a Firenze, cioè Bruno Conti delegittimato sul settore giovanile, cioè, perché ci vuole andare Sabatini, uno può anche dire, ed io sono d'accordo con quello che dice Vittorio, cioè che no, Maldini è un grande dirigente, io almeno però, la filosofia quella americana non si può rapportare a quella italiana, perché quella italiana, negli spettatori italiani, sono dei figli di buona donna, il padrone entra, c'è, non c'è, se non c'è, il giocatore non si riconosce. Però ragazzi, il dirigente spesso purtroppo, e dovremmo farlo anche nel futuro, adattarci a queste situazioni, perché se non arrivano queste forze fresche, questi soldi dall'estero, il campionato italiano è destinato a morire, cioè nel senso che di presidenti mecenati, Angelo, non ce ne sono più, e quando un giorno troppo altruista Lorenzo Insigne, che ha approfittato di un erroraccio, allora, ragazzi, della difesa del Milan. Comunque il Milan in barca. Delle due l'una. Il giocatore del Milan gioca apposta. Allora, ragazzi, mentre Luca poi tra un attimo vi racconterà un retroscena di Insigne, io ve ne racconto uno di Milanello. Nell'ultima partita del Milan, il Milan con chi ha perso? Con la Fiorentina? Domenica? Sì. Negli spogliatoi, nell'intervallo di domenica pomeriggio, Allegri è entrato con molta serenità dicendo: se volevate dimostrare di essere contro di me, ci siete riusciti benissimo. Silenzio di tomba da parte dei giocatori. Bene, allora io ti dico che l'atto successivo, pochi secondi dopo, era presentarsi davanti alle telecamere e dire: da questo momento io non sono più l'allenatore del Milan e do le dimissioni. 8 milioni non le darò mai, mi sono tagliato le mani. Ragazzi, perché poi la realtà è questa, Vittorio. Io sono d'accordo con te. Eticamente sarebbe stato perfetto. A livello morale, di valore, dovrebbe fare così. Se lui... ma 8 milioni non lo farà mai. Ma non lo farà mai. Vivere così non vuol dire più vivere. Faccia Pino. Purtroppo io sono, ripeto, in queste questioni io sono sempre dalla parte dell'allenatore, perché gli vogliamo dare tutte le colpe che gli possiamo dare ad Allegri, però la squadra, se è una colpa a Allegri, come ho sempre detto, è che ha subito la decurtazione di certi campioni ed ha accettato, senza ormai replicare a quando gli veniva detto che questo era un Milan dai primi tre posti, e senza mai replicare a questo. Però poi sinceramente vediamo la partita di stasera, io però la colpa a Allegri, Pino, insomma. Io credo che ci sia però una percentuale di responsabilità di Massimiliano Allegri nelle scelte anche di certe partenze. Ma vedete un gioco del Milan? Sapete come discorso. Gioca il Milan? Questo è un altro discorso. Perché, scusa, ti posso fare una domanda? È stata accortiore e Milan giocava così. Scusa, ma l'anno scorso, no, io sto parlando di responsabilità dell'allenatore, perché l'allenatore con Rape o con Campioni un gioco lo dà. Lo facevano con i due o tre campioni, ma gioca sempre un gioco. Ma sto dicendo, un allenatore ha scarsi o buoni, però una squadra, se ha un allenatore che fa giocare, lo vedi. Giorgio Micheletti dice: la domanda è questa: cosa fa il Milan in campo? Punto interrogativo. Ma io questo di Allegri lo sapevo, l'avevo già detto l'anno scorso, sono stato criticato. È vero quello che dice Pino, che ha una rosa scarsa, ma fammi giocare gli scarsi, nel senso, gli scarsi quando giocano sappiano cosa devono fare. Ho la sensazione che questo Milan non sappia nulla, viva sulle invenzioni dei singoli.
come è sempre stato. Ma non è un gioco, allora l'allenatore non conta. Ma lo è quest'anno, lo era l'anno scorso, lo era quando ha vinto lo scudetto. Comunque Pino, noi abbiamo Non ha merito, non ha merito Allegri nella vittoria dello scudetto. Pino, noi abbiamo detto il Milan ha giocato bene fino ad ora, cioè, però il Napoli stasera sta dimostrando a casa di soffrire. Con la Fiorentina ha sudato le sette camicie per vincere nel primo tempo, soprattutto nel primo tempo. Ma qui mi sembra che stia andando due tiri, due gol. Dopo la partenza del Milan si è fermato il Milan. Ma non solo, dopo il gol De Santis non ha fatto, parlavamo prima di Buffon, De Santis non ha fatto una parata. Poi non riesce, perché sennò raccontiamo una partita diversa. È vero che il Milan è effervescente, ma è come le bollicine della vecchia idrolitina. No, isterico, è isterico. Io devo dire, ho avuto anche l'impressione sul secondo gol del Napoli. Fino al sono tutti tiri da fuori. No, però vedi, posso dirti una cosa. Non hai l'impressione. Sul primo gol. E allora diciamo c'è stata una mezza parte. Guarda che taglio che è questo è fallo. Ma sul secondo gol del Napoli dal fallo, perché ci siamo resi conto, uno veramente all'esterno dice questi giocano contro l'allenatore. Questa aveva la palla che poteva darla a tre giocatori, l'ha data indietro. Allora, aveva il Milan la palla.